Allora signori, buongiorno e come sempre ovviamente benvenuti o bentornati qua sul canale Homo Tenacious Anime in compagnia di Simone e... vabbè, ma non ve lo dico neanche, tanto chi è qua e frequenta il mio canale sa benissimo di cosa stiamo parlando. Un action figure che credo aver prenotato probabilmente un anno e mezzo fa. Sono onesto, non ricordo il tempo, non ricordo il costo, non so neanche cosa costa adesso, ma sono tutte notizie secondarie che passano in secondo, terzo, quarto ordine rispetto alla bellezza, opulenza e magnificenza di questa action figure. Ma come sempre ovviamente vi ricordo la call to action degli youtuber indie, per cui iscrivetevi, like, condividete social, attivate la campanella per stare sempre sincronizzati su ogni uscita e soprattutto ricordate che action figure di questa portata possono serenamente essere comprate da quello che è il merch numero uno per quanto concerne l'action figure in Italia, ossia Michele di Akiba Merch. E anche oggi, signori, lo sponsor di questo video è Akiba Merch Otaku Boutique. Se volete fare acquisti per il vostro hobby e non sapete dove cercare, Akiba Merch Otaku Boutique è il sito giusto per lo shopping giusto. Centinaia di articoli che possono deliziare anche i palati più esigenti, a partire dalle figure prize, che sono il giusto compromesso fra qualità e costi, fino a pezzi di altissima qualità. Navigate sereni fra le innumerevoli scelte messe a disposizione dai menu del sito. Inoltre Akiba Merch Otaku Boutique è partner ufficiale Goodsmile Company, che è indice di altissima qualità e professionalità selezionata. E ricordate, per ogni acquisto potete usare il codice sconto HOMOTENACI5 che vi dà il diritto di avere il 5% di sconto per ogni vostro acquisto. Akiba Merch Otaku Boutique, il negozio giusto per il vostro shopping otaku. Ebbene sì signori, perché ricordiamo che grazie al codice sconto HOMOTENACI5 che vi dà diritto di avere, guarda caso, giusto appunto il 5% di sconto per ogni vostro acquisto entro un cap level di 500 euro, potete portare a casa questa meraviglia. Allora, nel caso qualcuno fosse arrivato qua o stia transitando così velocemente e non sa di cosa parliamo, io con un lesto colpo di mano avvicino anche la scatola e vi mostro quella che è la beltà di Lupus Regina Beta della Alter, personaggio secondo me fantastico e caratterizzato benissimo, ma in realtà caratterizzato come praticamente ho visto finora tutti i personaggi della serie di Overlord, un anime che mi è piaciuto veramente veramente tanto e del quale attendo la next season sempre con tantissimo ardore. Ma cominciamo a dare un paio di informazioni come è duopo sul mio canale, indi per cui subito adesso cominciamo con la parte prettamente dimensionale. Allora signori, per la parte dimensionale comincerei magari con la scatola, così una volta analizzata la possiamo spostare. È una scatola di metacrilato trasparente, mi armo del solito righello della Garibaldina che ormai è diventato compagno insostituibile di quelli che sono i miei girati, e la confezione, ve lo dico come sempre anche per non cadere nell'incauto acquisto, è di 15 cm per una larghezza di 20 e un'altezza molto generosa che supera i 33 cm circa. Una scatola che dovreste vedere anche nel video, trasparente, super ultra mega imbottita, perché ovviamente deve tenere la bellezza che vedete qui accanto. Ora sposto fuori camera un attimo la scatola e, visto che eravamo appunto nella parte dimensionale, diamo le dimensioni di questa figure pazzesca. Allora, abbiamo un'altezza di poco meno di 30 cm, una larghezza a grandi linee di 17 e una profondità che bene o male si assesta entro i 15 cm. Diciamo che forse con un 17x17, un'altezza di 30, la potete ospitare tranquillamente. Non so neanche da che parte cominciare, tant'è la gioia, l'estasi nell'aver davanti un cotale pezzo di action figure. Allora, cosa trasmette? La primissima cosa è solidità, solidità e ancora solidità. È pesante quanto un plinto di cemento. Non ho qua la pesa e il bilancino, ma dopo mi tolgo lo scrupolo, la peso e metterò magari qua sotto il peso. È veramente veramente pesante. La basetta è un corpo unico che arriva dalla parte rotonda che vedete qua sotto fino a questi geodi neri, queste rocce che crescono. Lei praticamente si appoggia sopra con un generoso perno di metallo
che purtroppo sta nella parte retrostante della figure, insomma, dove non batte il sole, viene imperneata, in realtà è più verso le cosce, con questo generoso perno di ferro che la rende adesa e contigua a tutto quanto, facendolo diventare alla fine un monoblocco. Cominciamo dall'alto. Allora, la colorazione è praticamente pazzesca, è meravigliosa, abbiamo delle sfumature praticamente in ogni punto dell'action figure, da quelli che sono i capelli, le trecce, a quelli che sono i calzari che vedete di questo color panna che tende a sfumare, come io ve lo metto insomma a favore di camera, poi avrete le foto, come anche lo scudo che porta qui accanto. Ovviamente le parti con la luce dall'alto zenitali sono più chiare, abbiamo una grossa preponderanza di ombre ovviamente sulla parte sottostante, una qualità di dettagli pazzesca, abbiamo dei guanti che le cingono praticamente le mani, sui quali sono state fatte delle fincature dorate che così a grandi linee saranno forse a esagerare un paio di millimetri, e io mi concentrerei soprattutto però su una delle cose secondo me meglio riuscite, quindi lo sculpting e il viso. Il viso di un personaggio che tutto è fuorché buono, che ubbidisce ciecamente ovviamente come tutte quante le Pleiadi a quelli che sono gli ordini di Heinz Holgone, ma un viso, anzi un sorriso sardonico che nasconde una malevolenza tutta tipica del personaggio. E poi altra cosa fondamentale ovviamente l'arma che sta nella parte retrostante, che tra l'altro è legata con una cinta di plastica verde. Questa non viene montata, tutto si trova in due pezzi, quindi tutta l'action figure, che ripeto, alla fine ha questa posa seduta un po' come se fosse una noodle stopper, e non me ne vogliate, qui corre veramente, cioè la distanza che c'è fra una Panda e una Porsche, entrambe cominciano con la P, ma la differenza è a dir poco evidente. Qui la stessa cosa, la seduta è tipica dell'action figure tipo noodle stopper, la foggia, la fattezza, no, sono completamente differenti. Abbiamo la base che appunto vi dicevo già è un monoblocco, e la parte di sculpting fa sì che lei sia seduta mollemente e si adagi praticamente alla perfezione. C'è, se vogliamo fare i super pignoli, secondo me non ha senso, perché non si poteva fare altrimenti, la gonna che voi vedrete probabilmente qui accanto da una foto, qui c'è un taglio netto, non so se l'ho fotografato, se lo metterò, ma è proprio perché per motivi di scultura è stata fatta la parte della gonna con uno stampo bivalve, non poteva essere fatto altrimenti. È una cosa veramente che non passa assolutamente all'occhio, a meno che non sappiate dove andare a vedere, ma anche in quel caso non snatura quella che è la perfezione di quest'opera. Una figure che, per chi è appassionato di Overlord, vedisi me con Momonga, Heinz Holgone, Heinz Sama, nella prima versione uscita, ovviamente anch'esso dell'Alter, la versione speciale compresa la maschera della gelosia, con almeno un paio di Albedo, una della Furio FNX e una che dovrebbe essere qua invece celata dalle mie spalle, ecco, questa non può mancare nel mio repertorio. Ho preso altro della serie che però uscirà probabilmente fra un anno, visti anche i ritardi, gli spostamenti e i delay che le action figure stanno avendo in questo periodo. Io però questa, ragazzi, per colorazione ve la straconsiglio. Tra l'altro la parte dell'arma, che è appunto fatta originariamente in metallo, è stata completamente verniciata quasi come fosse a polvere. Ci sono delle sfumature dorate e dove l'oro tende a cedere a un argento metallizzato che dà risalto all'opera, e davanti una specie di bianco perlaceo di quella che è la fincatura sulla parte terminale dell'Elsa, qua dell'impugnatura in alto con le sfumature, e quella che è una specie di stemma centrale della sua arma prediletta. Quindi ve la consiglio assolutamente sì, è costosa assolutamente sì, dovete mettere mano, la risposta è assolutamente sì, al portafoglio, però se vi piace questa serie per me è assolutamente un must buy che dovete prendere. Io mi auguro che questa recensione, come sempre, sia stata di vostro gradimento. Vi ricordo ovviamente lo sconto Montenasci 5, vi ricordo ovviamente l'iscrizione al canale che già conoscete praticamente
tutti quanti con la subscription, e augurandomi che il tutto sia di vostro gradimento, vi invito a restare qui per il girato 360 gradi e ci vediamo sempre sul canale Homo Tenace Anime nella sezione unboxing ed action figure per il prossimo unboxing e la prossima figure che porterò alla vostra attenzione. Un saluto a voi e ai vostri cari da Simone. Gianè, bye bye!